Oggi riceviamo ufficialmente la bandiera della città dell'olio. Castiglionfibocchi diventerà città dell'olio. È stata consegnata la bandiera dell'associazione al comune, che entra così a far parte della grande rete che raccoglie 437 enti pubblici impegnati nella promozione dell'olio extravergine di oliva e nella valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano. Noi come rete siamo ormai 450 città in tutta Italia. Crediamo fortemente che l'olivicoltura e la cultura olivicola possa diventare un'opportunità per la rinascita di territori e delle aree interne attraverso forme di legate al turismo, dell'olio, che è una, diciamo, sì, una nuova forma di scoperta dei territori attraverso la chiave appunto della civiltà olivicola, ma anche per recuperare un paesaggio, un'olivicoltura che sta via via che sta per essere abbandonata a favore appunto di altre tipologie di culture agricole che non hanno il valore importante quale appunto è l'olivicoltura italiana. Quindi crediamo che tutto questo impegno che noi stiamo mettendo, e grazie appunto all'adesione anche di realtà come Castiglionfibocchi, debba servire a questo. Noi bisogna riportare, dar forza a questa identità culturale per permettere poi di una crescita sostenibile dei territori in cui noi viviamo. Castiglionfibocchi è il 56esimo comune della Toscana ad aderire alla rete. È importante questo per la promozione del nostro territorio, delle nostre tante importanti aziende agricole che sono all'interno del territorio di Castiglionfibocchi, e questo è lo scopo principalmente anche dell'Associazione Nazionale dell'Olio, nata nel 1994, la tutela e la promozione della cultura dell'olio e anche dei territori che ospitano appunto l'agricoltura e il mantenimento dell'olivo. Uno dei punti di forza su cui programmare anche politiche legate al turismo, legate all'agricoltura e alla valorizzazione dei prodotti del territorio. L'olio extravergine di oliva è il fondamento della cultura e della gastronomia italiana e in particolare toscana. Gli olivi furono collocati in alcune zone geografiche, compresa la zona di Castiglionfibocchi e tutta la via della Sette Ponti, per decisione del Granduca Pietro Leopoldo, perché in questi luoghi l'olivo veniva bene e l'olio prodotto era eccellente, così nei secoli, così è oggi.